Siamo qui nella nebbia. E la nebbia è affascinante perché ti impedisce di guardare lontano, ti costringe a guardare vicino. E quando c'è un vasto panorama, noi tendiamo a guardare lontano, vogliamo guardare lontano. Vogliamo, naturalmente, iniziamo a guardare nuove sfide, no? Ma anche guardare vicino è importante. Vicino, lontano, lontano, vicino. Se noi, vediamo come è fatto un bosco e capiamo che niente è più importante. Le piante ad alto fusto non sono più importanti degli arbusti. Il piccolo non è meno importante del grande. Il piccolo è importante tanto quanto il grande, perché non è grande, è solo grosso. Il lontano e il vicino sono due mondi che esistono e che interagiscono. Questa cosa qua ci ha portato a pensare un po' a quanto questa percezione sia andata perduta, perduta forse perché non abbiamo gli strumenti per tenere tutto assieme. Se dopo ti concentri molto sul piccolo, questa è una banalità, lo sappiamo tutti, no? Se tu vedi l'uomo come un tutt'uno, come un insieme olistico, poi dopo non guardi più. O guardi meno a come funzionano i singoli pezzettini. Se tu invece vai a guardare in funzione dei singoli pezzettini, finisci sempre più dentro del piccolo e perdi di vista il tutto. E questa cosa, nel corso del tempo, ha generato quasi delle fazioni che sono una frattura della conoscenza. Se io vedo il corpo umano come un insieme cellulare, come un insieme di cellule, allora vado in una certa direzione, se io lo vedo come un insieme di relazioni umane, allora vado in un'altra direzione. Sembra che queste due direzioni siano totalmente sganciate e uno dirà all'altro: oh, ma come sei esoterico, come sei poco scientifico, l'altro dirà: ma come sei limitato. E in questo non andiamo avanti, in questo non andiamo avanti, perché tutti sappiamo che alla fine siamo composti di materia, che alla fine è la stessa che forma questa palizzata, ma non è proprio la stessa. Cosa c'è di diverso? Cosa tiene tutto insieme? Allora, questo è un interrogativo che dobbiamo porci adesso, perché adesso siamo arrivati al punto di non ritorno. Siamo arrivati al punto di non ritorno e dobbiamo recuperare, ricongiungere, richiudere quella frattura fondante, quella frattura che ha in qualche modo portato il mondo ad andare verso fazioni. E questa cosa qua non va mai bene. Perché noi crediamo, cioè non va mai bene, noi crediamo che non vada mai bene, perché noi crediamo che il miglioramento, la crescita delle persone possa venire solo attraverso la collaborazione, attraverso lo scambio. C'era gli antichi, avevano una profonda conoscenza, un profondo legame con l'universo. Loro pensavano che ci fosse un collegamento diretto tra singolo uomo, tra ciò che siamo e l'universo. Loro sentivano questo come una cosa quotidiana. La quotidianità era questo legame con il tutto, no? E poi dopo, e su questa cosa ci facevano tanti studi e investivano una quantità di risorse infinite. Se noi pensiamo a quelle incredibili sforzi che sono stati fatti in Egitto, che sono stati fatti in Sud America, ma è tutta questa conoscenza, a un certo punto una parte di mondo che invece è andata in un'altra direzione, è arrivata e con la forza delle armi e delle malattie ha eliminato quella tradizione, ha eliminato quella popolazione, quelle popolazioni, e ha eliminato quella conoscenza e l'ha derubicata a mito, a fandonia, a invenzione, come se ci fosse il meno. No? Allora no, pensare che l'uomo sia parte dell'universo è finzione, è qualcosa che soltanto degli esseri primitivi possono immaginare. E invece no, l'essere moderno non è parte dell'universo, l'essere moderno non è parte della natura. L'essere moderno è una macchina biologica e però adesso noi sappiamo che non è così. Certo, l'essere moderno, ma anche quello antico, è una macchina biologica,
noi siamo macchine biologiche, ma siamo anche parte della natura in quanto macchine biologiche, con modalità di interazione che nemmeno conosciamo e che forse avevamo iniziato a conoscere e che magari invece potremmo riscoprire. E forse alcune delle scoperte che abbiamo fatto guardando nel piccolo, guardando in profondità, unite, non opposte, alle scoperte che hanno fatto altri prima o in parallelo, potrebbero costruire una conoscenza più completa, più profonda, più accurata di quello che è l'uomo. Tutto questo non è niente di nuovo, ovviamente, non è niente di nuovo, ci pensano da decenni, da secoli, centinaia, migliaia di persone, ma alla fine si arriva sempre lì. Si arriva a prendere esperti in discipline scientifiche, esperti in discipline umanistiche, dando per scontato che esistano delle discipline scientifiche umanistiche, cosa che una volta non esisteva. Se voi aveste detto a Galileo Galilei di dividere la conoscenza in scienza e umanesimo, vi avrebbe sputato in occhio. Invece adesso è normale, ci sono gli scienziati, ci sono gli... Vabbè. E non possono essere chiamati semplicemente tutti studiosi, no, niente. Vabbè. E quindi metti insieme e dopo alla fine si trovano dei punti di congiunzione, si trovano delle visioni, che sono visioni sistemiche, e c'è sempre poi dopo l'invito, no? Che la scienza sia più vicina all'uomo, che ci siano aperture tra differenti campi del sapere, che i governi favoriscano. E poi dopo, nelle università si continua a studiare biologia e filosofia come due mondi totalmente separati. E se ci pensiamo bene, forse c'è una ragione perché questo, e c'è un tarlo profondo. Questo tarlo profondo è, a nostro avviso, la struttura piramidale, la struttura gerarchica con la quale ci siamo strutturati da sempre e che alla fine, in buona sostanza, nessuno mette mai in discussione. E noi invece la mettiamo in discussione perché pensiamo che il problema sia lì. Perché se io ho una piramide e al vertice della piramide ho un soggetto, a un certo punto questo soggetto deve essere uno. È un punto, un puntino. E sopra ci posso mettere o lo scienziato o il santone. Ma alla fine, se ci metto lo scienziato, poi ci sarà la collaborazione col santone. Se ci metto il santone, ci sarà la collaborazione con lo scienziato. E utilizzo la parola santone non a caso, perché... certo, con una certa ironia, no? Però se ci metto al vertice l'umanesimo, dopo di qua l'umanesimo che guarda la scienza. Se ci metto lo scienziato che guarda l'umano. E alla fine però tu hai un punto di vista, hai un punto, perché il vertice è vertice. Allora è chiaro che questa cosa qua non genererà mai una reale conoscenza trasversale, genererà semplicemente delle ibridazioni, belle, positive, ma delle ibridazioni di punti di vista che sono precipui, peculiari. Allora noi invece pensiamo che per avere veramente questa comunione, questa congiunzione, questa riscoperta, questa fecondazione trasversale tra mondi, tu la prima cosa che devi fare è eliminare la struttura piramidale, perché finché ci sarà piramide non ci sarà mai una possibilità di scambio orizzontale. È certo che dice, ma si è sempre fatto così, è giusto così, tutti quanti gli animali, la natura si struttura in maniera piramidale, gli animali struttura... vabbè, non è vero, noi diciamo no, non è vero, ci sono tanti modelli a quali possiamo ispirarci. Certo che se noi continuiamo a ispirarci al modello del branco, se noi ci riconosciamo come appartenenti a, come simili
a un branco di cani, a un branco di lupi, a un gregge di pecore, allora niente, chiaramente noi non metteremo mai in discussione il concetto piramidale, il concetto verticistico. Ma se noi invece ci vediamo come un bosco, allora sì, perché nel bosco non c'è il capo del bosco, non c'è la quercia madre, non c'è la rosa canina più forte delle altre, ci sono tutte delle piante, e degli animali che insieme, in maniera simbiotica, interagiscono, anzi forse ancora più che un bosco ci dobbiamo vedere come una foresta, che è totalmente naturale, quindi vediamoci come foresta, copiamo dalla foresta. Ecco, allora forse nel momento in cui noi siamo in grado di vederci più come foresta e di costruire delle strutture orizzontali, iniziamo a capire che in questa struttura orizzontale tutti hanno pari dignità. Noi questa cosa l'abbiamo pensata, ideata e messa in pratica. Noi non facciamo appelli alle istituzioni. Noi non cerchiamo di risvegliare la coscienza dei governanti. Noi abbiamo costruito un modello che è un modello orizzontale nel quale, nella concretezza, nella quotidianità, persone, lavoratori che portano avanti nella propria vita professionale, che per noi la vita professionale è semplicemente il motore principale di quello che fai nella tua quotidianità, quello che veramente ti porta il contributo, il tuo input. Quello che lascerai al mondo, il tuo modo per migliorare l'esistenza. Ecco, nella vita personale ci sono dentro, in maniera orizzontale, persone, soggetti economici, individui, organizzazioni totalmente differenti, che pensano in maniera differente, che afferiscono ad ambiti del sapere differente e che nella quotidianità costruiscono cose nuove insieme. E le costruiscono non perché ci sia dall'alto una struttura che favorisce, non c'è il progetto in cui c'è qualcuno dall'alto che costruisce un parco giochi dove posso far dirigere. No, sono strutture auto-organizzate, intrinsecamente orizzontali, nelle quali i processi decisionali e i percorsi di sviluppo sono determinati in maniera autonoma, libera, dalle persone che ne fanno parte. Non c'è un capo, il capo è la collettività che decide cosa fare per se stessa ed è una collettività eterogenea, dove coesistono e dove determinano insieme le linee di sviluppo scienziati, filosofi, atei, religiosi, progressisti, conservatori, persone pratiche, persone teoriche, artigiani, artisti, intellettuali. Tutti allo stesso livello, tutti in maniera orizzontale e tutti in maniera organizzata. Allora, il nostro modello è questo, è uno strumento, è un costrutto sociale che nella quotidianità di tutti i giorni, in maniera concreta, reale, tangibile e funzionale, mette insieme saperi diversi. Non come esortazione, non come esperimento, ma come concretezza, quotidianità, ambiente nel quale le persone tutti i giorni lavorano e portano un contributo per la società, per la collettività, per se stessi, per la propria famiglia, per soddisfare le proprie ambizioni, per portare avanti la conoscenza collettiva, per mangiare. Ecco, questo è il nostro contributo concreto a questa riflessione che riteniamo sia oggi più che mai importante.